Bene, siamo sempre con Andrea Cartotto, nella sua veste di divulgatore per tutto quello che riguarda internet, docente, quindi a contatto sempre diretto soprattutto con i giovani e con il mondo di internet. Prima vi dicevo, se siete genitori, ascoltate bene perché vi interessa. Sì, perché stavamo parlando adesso fuori onda della responsabilità oggettiva di un genitore di quello che il proprio figlio scrive, ad esempio, su WhatsApp. Perché WhatsApp, certo, ha quel limite che dicevi tu di... Guarda, di WhatsApp è lo specchio dei tempi per i grandi e per i meno grandi. Quando io scarico per la prima volta WhatsApp nella mia vita sul telefono, ho quelle simpatiche righette che sarebbero le condizioni di utilizzo e un quadratino su cui i ragazzi tappano, si dice nel gergo, no? Devi sapere il tap, non il click se lo fai sullo schermo, mettono una spunta e vanno avanti. Quello è il primo contratto che di fatto stipulano alla loro età. Peccato che quel tocco dichiari, autodichiari, di avere 16 anni compiuti. Questo che cosa significa? Che se è vero che nessuno ti vada a fermare, perché non ti viene chiesto un documento d'identità, è altrettanto vero che il genitore deve avere ben chiaro che qualsiasi testo o immagine pubblicata da un ragazzo che i 16 anni compiuti non li ha, di fatto adegua le responsabilità e anzi coinvolge in prima persona i genitori in questa responsabilità. Perché, come direbbe mio caro amico l'ingegner Surlinelli della Polizia Postale delle Comunicazioni, quel contratto è nullo. E allora, se io ragazzo, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, firmo un contratto nullo, qualcuno che ne risponde ci deve essere. Sono i genitori, perché mi hanno dato il telefono e va bene, ma soprattutto mi hanno dato una SIM e la scheda telefonica, il numero, per semplificare. In Italia o in Europa te lo danno se hai 18 anni compiuti, ne rispondi con la tua maggiore età. Quindi, quando si parla di ciberbullismo, anche magari se in forme e misure per l'età di cui parliamo, ma comunque possono assumere anche comportamenti, possono corrispondere a comportamenti gravi, no? Le classiche foto che non dovrebbero girare, girano, schernire gli amici, farti quant'altro, tutto questo rientra sotto la responsabilità di chi quella SIM e quel telefonino l'ha messo in mano a un ragazzo. Senza dubbio, i ragazzi mettono le dita, come uso dire, no? Cioè io scrivo con le mie mani, però a monte c'è chi ne è responsabile, anche in combinato con me. Attenzione, perché la legge del 2017, una legge che ci invidiano, la legge numero 71 che si occupa di cyberbullismo, ci dice che io vengo chiamato senza essere maggiorenne davanti al questore della mia provincia. Il questore della mia provincia, come nel calcio, grazie a quella legge, tira fuori un cartellino giallo. Io fino a 18 anni compiuti non posso più avere un comportamento, diciamo, eguale, perché altrimenti sì che la fedina penale rimane macchiata, e ci sono i miei genitori con me se vengo chiamato dal questore. Insomma, per semplificare, è più semplice avere un comportamento adeguato, normale, con anche gli inciampi che ci possono essere legati all'età, piuttosto che un comportamento inappropriato, perché in rete lo scherzo non esiste, dobbiamo dirlo, non esiste. Certo, non è come quando sei vis-à-vis, che fai una battuta, un sorrisino, capisci, sei tra amici, eccetera. È tutta un'altra cosa, perché è un mondo intero quello che si apre con internet. Hai parlato di legge del 2017, ne approfitto perché fuori onda mi dicevi che alla fine le radici di come dovremmo comportarci, di come dovremmo le troviamo nella nostra incredibile Costituzione, che resta attualissima. Guarda, ora questo lo posso dire, diciamo, con l'orgoglio così autoriale, no? Mi è capitato di redigere il capitolo di un manuale di educazione civica che si chiama Civilmente, che abbiamo edito con Fondazione Franchi e con altri soggetti. La Costituzione è una parte, insieme alla media education, la dimostrazione che coabitano. Ebbene, l'articolo 3 e l'articolo 21 della Costituzione, che sono, per semplificare, articolo 3 la dignità e l'uguaglianza, l'articolo 21 la libertà di pensiero, si sposano con la rete. Perché è la Costituzione che mi dice che non posso scrivere nero di con epiteti, in realtà ho messo apposta la G, che di solito, certo, fa parte dell'intercalare, perché oltre all'etichetta me lo dice la mia Costituzione. Certo, e su questo poi torniamo con un'altra, una fissa mia che ho, che quelli che dicono, beh, la mia bacheca è mia e scrivo quello che quando vuoi. Un po' di musica.